Buongiorno, sono Fraser Renato, sono il titolare del ristorante Il Giurista, un piccolo ristorante di nuova apertura nel centro storico di Perugia, alle spalle del Duomo. Giurista perché prende spunto, trovandoci in via Bartolo, dal giurista Bartolo, uno dei più famosi giuristi del 1300 d'Europa. Bartolo nacque a un piccolo paese nella provincia di Ancona, Sasso Ferrato, per poi trasferirsi da giovanissimo a Perugia, dove segue gli studi di avvocatura. Da lì poi diventa uno dei più grandi giuristi di quel tempo, appunto. Noi facciamo i piatti nostri nella tradizione locale, un po' rivisitati a modo nostro. Teniamo molto alla stagionalità e ai prodotti di qualità, facendo noi anche di nostra produzione tutto, partendo dalla pasta, dal pane, ai dolci, arricchendoli con una buona carta dei vini. Per il giro gastronomico dell'Umbria, adesso coadiuvato dallo chef, vi presenteremo due dei nostri piatti, di quali uno è un tagliolino al timo fatto con un ragù bianco di coniglio e una guanciola di maiale servita su una purea di patate e una salsa barbecue. Buongiorno, mi chiamo Loris Fanella, sono lo chef del ristorante Il Giurista e oggi andrò a preparare un tagliolino al timo con ragù di coniglio profumato all'arancia, piatto estivo e fresco, e poi come secondo andrò a preparare una guancia di maiale su purea di patate e con salsa barbecue. Ora andremo a stendere i nostri tagliolini con un po' di mattarello, facendoli a altezza circa neanche mezzo millimetro. Ora, appena arrivata alla giusta altezza, inizieremo a tagliare i nostri tagliolini e li metteremo da una parte e poi proseguiremo con la preparazione del nostro ragù e poi con la cottura della pasta. Adesso andremo con la preparazione del nostro ragù di coniglio, aggiungendo in padella già calda olio, un po' del nostro fondo sedano, carota e cipolla, tagliato molto finemente, il nostro mazzetto di odori, composto da rosmarino, salvia e timo. Faremo soffriggere bene. Una volta che inizia a soffriggere bene il nostro fondo, si aggiunge il coniglio. Il coniglio, mi raccomando, sempre in parte tagliata a coltello, grossolano perché si deve sentire, e in parte macinato perché almeno si attacca meglio la pasta. Una volta che è arrotolato, sfumeremo con un po' di vino. Un po' di pepe, e lo lasciamo andare con un po' di brodo per circa un'oretta. Ora metteremo dentro la cottura i nostri tagliolini. Appena salgono sono pronti, quindi tempo un minuto e sono già pronti i nostri tagliolini per essere serviti. Abbiamo appena scolato i nostri tagliolini, tempo un minuto, ora li spadigliamo un secondo perché almeno il sugo prenda, si miscoli bene con la pasta, e procederemo all'impiattamento. Grattugerò un po' di arancia a vivo proprio per dare più freschezza al piatto. Il piatto è pronto, buon appetito!
Adesso andiamo a fare a preparare un secondo piatto che è tipico di questa zona, rivisto in chiave nostra di questo ristorante. Ossia faremo una guancia di maiale con purea di patate al timo, profumata al timo, e salsa barbecue. Andremo a eseguire questa purea di patate per prima cosa. Metteremo del porro e delle patate a stufare, e poi aggiungeremo acqua finché non troveremo la densità e la nostro piacimento, e poi passeremo tutto al mixer o al cutter, dipende come vogliamo preparare. Insomma, il risultato deve essere una purea abbastanza solida, comunque, che non si sciolga, non diventi proprio come una crema, ma deve essere sempre tendenzialmente come un purè. Adesso prepareremo come secondo step la nostra salsa barbecue. Metteremo a sciogliere il burro in padella già abbastanza calda, mi raccomando. Metteremo un fondo di cipolla e aglio tagliati grossolanamente, anche perché dopo, a fine cottura, andrà filtrata questa salsa, quindi non ne rimarrà praticamente niente. Dovremo far soffriggere molto bene. Quando è ben imbiondita la cipolla e l'aglio, che vediamo il fondo della padella inizia a colorirsi, aggiungeremo lo zucchero, il nostro aceto, lasciamo sfumare bene. Poi andremo ad aggiungervi la salsa di pomodoro. In questo caso abbiamo usato dei grati. Del doppio concentrato di pomodoro, e tutto questo adesso deve cuocere per circa 20 minuti, mezz'ora, a fuoco molto lento. Una volta filtrato il prodotto, questa dovrà essere la nostra consistenza della nostra salsa barbecue. Andremo ad aggiungere per ultimo un po' di Worcestershire sauce e tabasco. Abbiamo aggiunto adesso un po' di gocce di tabasco, andremo a scurire e insaporire con la nostra Worcestershire, giriamo bene e la nostra salsa barbecue è pronta. A padella calda, mi raccomando, sempre un po' d'olio. Adesso andremo a fare la guancia di maiale. La guancia di maiale, appena l'olio è bello caldo, andremo ad aggiungere sempre il nostro trito di sedano, carote e cipolla abbondante. Facciamo soffriggere. Andremo ad aggiungervi la nostra guanciale di maiale. Faremo rotolare bene. Aggiungeremo del timo fresco per dargli un po' di sapore e di profumo. Appena rosolato bene la nostra guancia, andremo a irrorare di vino il tutto. Metteremo dell'acqua. Calda. E lo lasceremo cuocere molto lentamente per circa 3 ore. Passate le nostre 3 ore, il prodotto finale dovrà risultare così. Come possiamo vedere, la guancia ha tirato fuori tutti i suoi liquidi, ha dato il suo sughetto, il suo sapore, e adesso andremo all'impiattamento e a concludere il nostro piatto vedendo il piatto finito. Andiamo a stendere la nostra purea di patate al timo. Poi intingeremo la nostra guanciola nella nostra salsa barbecue
questo sughetto di cottura. Una piccola decorazione. Guancia di maiale con purea di patate profumata al timo e salsa barbecue è pronta. Buon appetito! Ringrazio il Giro Gastronomico dell'Umbria. Vi aspettiamo al ristorante Il Giurista, in centro storico a Perugia, alle spalle del Duomo. Buon appetito a tutti e a presto!